medicinali base funge da, diciamo, da unità iniziale, da primo contatto con il paziente, e funziona molto sul territorio, cioè le persone sono strettamente legate all'ambulatorio, si rivolgono inizialmente all'ambulatorio di medicina di base per capire cosa devono fare, dove devono andare per risolvere la loro domanda diagnostica terapeutica. Il medico di base è quello che si occupa, a nome dell'assicurazione, quindi, di stabilire se il paziente deve o non deve avere determinate cure, se il paziente deve andare dallo specialista o deve essere ricoverato. Sì, in Olanda si investe molto nelle cure di primo livello. Come cura di primo livello si intende il pacchetto, diciamo, di prestazioni sanitarie in cui sono compresi il lavoro della medicina generale e dei dipendenti dell'ambulatorio, la fisioterapia, l'assistenza psicologica e il dentista. Queste sono quelle cosiddette definite cure di primo livello. Il medico di base in Olanda ha molti poteri, poteri che gli sono conferiti dai contratti con le assicurazioni. Prestazioni che non vengono autorizzate dal medico di base non vengono rimborsate dall'assicurazione. Il passaggio successivo è ovviamente l'ospedale e i medici specialistici, che sono negli ultimi anni presenti anche in ambulatori esterni agli ospedali, anche se in realtà il 90% della sanità specialistica in Olanda viene ancora praticata all'interno degli ospedali. In Olanda il rapporto tra medico di base e il numero dei pazienti è il doppio di quello dell'Italia. In Italia abbiamo un medico di base per 1.500 assistiti, in Olanda ce n'è uno per 3.000 assistiti e, diciamo, il fatturato di un ambulatorio in medicina di base si aggira intorno ai 350.000 euro per anno, suddivisi tra spese per il personale e spese chiaramente per l'ambulatorio stesso. E, diciamo, l'obiettivo è di garantire ad una persona, un olandese, di tenere il medico di base a una distanza di 2,7 km massima. In Olanda non esiste il pediatra e il ginecologo come lo conosciamo noi in Italia. Il pediatra e il ginecologo sono visti come specialisti, quindi un bambino che è malato viene mandato dal medico di base, dal pediatra, una donna che ha problemi ginecologici viene mandata dal ginecologo, ma si tratta di un'attività di cura specialistica e non attività di consulenza e consultorio come ce l'aspettiamo noi. Allora, l'Hausarzt, il medico di base, chiaramente è una persona, quindi c'è chi è più preparato, chi è meno preparato e c'è comunque poi l'operato personale e l'esperienza personale. Però ci sono, da questi studi su grandi numeri scaturiscono le linee guida, che sono uno strumento di cui si servono tutte le persone che operano in sanità. C'è molta tendenza ad attenersi alle regole, a volte estrema tendenza a tenersi alle regole, si fa molto uso di queste linee guida. Poi chiaramente ci vuole l'esperienza, ci vuole l'intuito, ci vuole comunque la propria indipendenza, e questo non è negato a nessuno, però chiaramente è su questo che si basa la preparazione di un medico e il suo approccio terapeutico e diagnostico per la maggior parte delle problematiche. L'esperienza conta sicuramente, altrimenti ci sarebbe dottor Google e sarebbe tutto più facile. Però c'è un senso, c'è una traccia su cui si basa l'operato del medico. Ci sono delle regole basate su degli studi fatti ad hoc. I bambini fino a 4 anni in età prescolare sono seguiti dal consultorio comunale, che è fra l'altro semi-obbligatorio. Dopodiché, al momento che il bambino va a scuola, si tratta di un lavoro insieme del medico di base insieme al medico scolastico, ed ovviamente il pediatra viene chiamato in causa se esistono patologie gravi. Per quanto riguarda il ginecologo, è uno specialista. Molte delle attività, quindi, che noi riserviamo al ginecologo in Italia, qui vengono prese in carico dal medico di base. E solo in presenza di patologie gravi abbastanza viene chiamato in causa il ginecologo. Quindi questa è la visione, e si calcola che nei prossimi anni le visite, l'accesso alla medicina di base aumenterà del 6% ogni anno, soprattutto a causa dell'invecchiamento della popolazione. In più c'è un progetto che entro il 2022 deve essere messo in atto, in cui si garantirà sempre più accessibilità alla medicina di base, sempre più personale e sempre più suddivisione dei compiti tra i vari protagonisti e le varie persone che ruotano intorno all'ambulatorio di medicina di base,
per poter garantire una cura sempre più sul territorio e sempre meno accentrata in grossi centri periferici ospedalieri, se non necessario chiaramente. E quindi cambieranno gli orari, ci sarà più flessibilità, ci sarà una differenza anche proprio strutturale e organizzativa.